Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti nel canale, benvenuti in questo nuovo video, video dedicato ai tabelloni di Amburgo e di Palermo, ATP 500 di Amburgo e WTA 250 di Palermo, validi per il Fantatennis, quindi è il video in cui potrete fare i vostri pronostici per quanto riguarda il Fantatennis. Vi ricordo come funziona: dovete scegliere un giocatore dell'ATP di Amburgo e una giocatrice dell'ATP di Palermo tra le prime quattro teste di serie, poi uno e una tra la 5 e la 8. Non ci sono teste di serie in nessuno dei due casi, 9-16, quindi le ultime due scelte saranno due giocatrici non comprese tra le teste di serie. In più c'è, come vedete nel video, il sorteggio del giocatore Jolly, che vale solo nel tabellone maschile e che, se scelto, non è un obbligo, raddoppia il punteggio apportato. I bonus e i malus sono chiaramente legati alle teste di serie, ovvero le teste di serie dalla 1 alla 4 devono fare semifinale, altrimenti perdono il differenziale dei punti. Quelle dalla 5 alla 8 devono fare quarti. Parliamo del tabellone, partiamo da Palermo, partiamo dal tabellone femminile, dal tabellone del 250 femminile, torneo ormai storico quello di Palermo per quanto riguarda la presenza nel tabellone femminile. Testa di serie numero 1, Martina Trevisan, che avrà come avversario una qualificata. Poi Bronzetti Wang, Errani contro Cocciaretto, Paquet contro la testa di serie numero 5 Garcia, Zhang contro Martic, Zhang testa di serie numero 3, Paolini contro Shemildova, Wang contro Sigmund, e poi una qualificata contro la testa di serie numero 8, Parrias Diaz. Questa è la parte alta del tabellone. Per quanto riguarda la parte bassa, la numero 7, la Bondar, affronterà la Burel al primo turno, Stefanini contro Udvardi, in Albon contro una qualificata, Bogdan contro la testa di serie numero 4, Sorribes Tormo. Poi la testa di serie numero 6, Begu contro una qualificata, una qualificata contro Dodin, Davis contro Parry e poi una qualificata contro la testa di serie numero 2, Putintseva. Per quanto riguarda i quarti teorici, Trevisan 1, Garcia 5, Zhang 3 contro Parrias Diaz 8, Bondar 7 contro Sorribes Tormo 4 e Begu 6 contro Putintseva 2. Per quanto riguarda le teoriche semifinali, sempre se tutto va secondo i pronostici, Trevisan 1 contro Zhang 3 e appunto Sorribes Tormo 4 contro Putintseva, la testa di serie numero 2. Questo è il tabellone dell'ATP di Palermo, 32 giocatrici. Passiamo al 500 maschile, quindi al torneo con più punti in palio, e partiamo dal tabellone maschile. Anche qua nessun bye, 32 sono i giocatori ammessi nel tabellone. Testa di serie numero 1 Alcaraz che affronta Kuhn, poi Baez contro Krajinovic, Bedene contro Fognini, Struff contro la testa di serie numero 7 Krajinovic, no, Kachanov, scusate, che è Krajinovic, Kachanov, 4 Carreno Busta contro un qualificato contro Molcan, Gerra contro Coric e poi
Grigspor contro il danese Rune, testa di serie numero 8. Van de Zandschulp, testa di serie numero 5. Beh, inizia la parte bassa del tabellone contro Davidovich Fokina. Poi un qualificato contro Reberg, Musetti contro Lajovic, Rumusvori contro il testa di serie numero 3, Schwarzman, e poi Bacilasvili, testa di serie numero 6, contro Karatsev, Coria contro un qualificato, Cerundolo contro Altmaier e Bublik contro la testa di serie numero 2, Rublev. Per quanto riguarda i quarti teorici, Alcaraz, testa di serie numero 1, contro Khachanov, testa di serie numero 7, Carreño Busta, testa di serie numero 4, contro Run, testa di serie numero 8, Van de Zandschulp, testa di serie numero 5, contro Schwarzman, testa di serie numero 3, Bacilasvili, testa di serie numero 6, contro Rublev, testa di serie numero 2. Le teoriche semifinali: Alcaraz contro Carreño Busta e Schwarzman contro Schwarzman 3, Alcaraz 1, Carreño Busta 4, Schwarzman 3, Rublev, testa di serie numero 2. Adesso andiamo a sorteggiare il giocatore Jolly per quanto riguarda il torneo di Amburgo. Sorteggio del giocatore Jolly per quanto riguarda il torneo di Amburgo. Tabellone a 32 giocatori, imbossoliamo quindi i 32 numeri. Procede al sorteggio, non può uscire la riga 1, non può uscire la riga 8, non può uscire la riga 9, non può uscire la riga 11 che è un qualificato, non può uscire la riga 16, non può uscire la riga 17, non può uscire la riga 19, non può uscire la riga 24, non può uscire la riga 25, no, scusate, la riga 20, 20 non può 24, non può uscire la riga 25, non può uscire la riga 28 e non può uscire la riga 32. Quindi si procede al sorteggio. Il numero del giocatore Jolly è 21, ovvero Musetti. Lorenzo Musetti è il giocatore Jolly di questa settimana. Eccolo qua, è stato effettuato il sorteggio, quindi sarà Musetti, il giocatore Jolly del torneo di Amburgo. Musetti che raddoppierà, non essendo testa di serie, come ovvio, i punti fatti. Se andrà avanti nel tabellone, porterà il doppio di punti. Vi ricordo anche qua la regola: dalla 1 alla 4 devono fare almeno semifinale, dalla 5 alla 8 devono fare almeno i quarti. Voi dovete scegliere appunto un giocatore tra la 1 e la 4, un giocatore tra la 5 e la 8 e due giocatori non teste di serie. Quindi buon divertimento a tutti. Partecipate, partecipate, partecipate. Forse è tardi per vincere i premi, ma il fantacalcio e il fantatennis riparte anche nel 2023, quindi questo potrebbe essere un buon allenamento in vista della prossima stagione, quindi il consiglio per chi non ha partecipato è partecipate, partecipate, divertitevi, non pensate ovviamente ad arrivare a premi perché capisco che chi inizia ora è praticamente quasi impossibile, almeno di un exploit clamoroso, però pensatelo, prendetelo come allenamento per la prossima stagione, perché la prossima stagione cambierà qualcosa, ma la struttura del gioco resterà uguale e ci sarà da divertirsi veramente tanto, perché più siamo e più ci divertiamo. Grazie a tutti e ancora buonasera.